aziende, quali tipologie di aziende ci sono su questo americano? Sì, un economista americano dice, ha affermato che esistono due tipi di aziende. Il primo tipo, le aziende che cambiano, e questo è riferito a tutti i cambiamenti, non solo al passaggio generazionale. Il passaggio generazionale è un cambiamento importante, ma in generale i cambiamenti. E le seconde, quelle che cessano, che muoiono come azienda, perché non hanno la forza e non hanno la grinta per vivere il passaggio di evoluzione, vivere il passaggio di continuare nel tempo. È davvero importante. Il passaggio generazionale è un momento delicato, ma è un momento delicato perché coinvolge noi persone, cioè coinvolge le generazioni attuali che ci sono in azienda, le generazioni future. Non è che una scalca.